Pensiamo per un attimo, visto che la regia è andata in fa. Oh regia, non tenete più il ritmo, non ce la fate più. Regia, grazie, buon pomeriggio, benvenuti in diretta. Dammi la 2, la 3, dammi la 3, grazie. Oh, allora, buon pomeriggio a tutti e benvenuti nel programma più popolare della Calabria. Con diceva Cassandra, se io non ci sono c'è il vuoto. C'è... Ok, allora, buon pomeriggio e benvenuti in diretta, amici calabresi, ma non solo, tanti turisti che sono in vacanza in Calabria. Buon pomeriggio dalla trasmissione che è un po' un inno alla bellezza, un inno alla salute, alla salute olè olè con questo brindisi. Alla vita, la salute alla vita, il brindisi alla vita, come dice lo stesso Jovanotti. Il buon pomeriggio c'è perché siamo, oggi facciamo un giro un po' in tutta la Calabria per capire e toccare il polso della situazione, come si dice. So che già è collegato con noi il sindaco di Gambari ed Aspromonte, Francesco Malara, non so, io non lo vedo adesso, regia, io non lo vedo, però eccolo qua, eccolo qua. Buon pomeriggio, ciao Francesco, un attimo che alziamo l'audio, alzate un po' l'audio di Francesco, come stai? Ciao Lino, bene, grazie. Bene, ti sento bene, forte e chiaro. E allora, grazie, grazie Francesco. Intanto è un piacere rivederti, è un piacere parlare con te e parlare con una delle località più rinomate della Calabria. So che stai lavorando, poi durante l'inverno noi ci siamo sentiti col direttore dell'INPS, ti ricordi, con Greco, per quanto riguarda i locali lì a Gambari che volete fare qualcosa. È vero? Sì, e di questo ti ringrazio perché non solo, come dire, fai informazione, fai cultura, ma dai anche una mano da questo punto di vista, sì. Quindi diventi pure operativo e questa è una bella cosa. No, ma diciamo, cosa... diciamo la proprietà dell'INPS, per chi non lo sa, il direttore Greco, che è il direttore dell'INPS della Calabria, che io mi onoro di rispettarlo, conoscerlo, perché collaboriamo sempre in maniera corretta per aiutare le persone che hanno di bisogno e di avere eventualmente qualche pratica che è bloccata, il direttore ci mette nelle condizioni solo per articolo 21, per dare una mano alla gente che ha bisogno, noi spesso collaboriamo. Cosa, che proprietà ha l'INPS lì precisamente a Gambari? Allora, l'INPS è proprietario di una colonia grandissima, parliamo di circa 2000 metri quadrati, che è comune di Reggio Calabria, però è limitrofa a Gambari e quindi è di interesse particolare di Gambari che diventi funzionante nuovamente. Ma... questa è una colonia, per darvi l'idea, che fino a 10 anni fa ospitava 2000 bambini, faceva lavorare 200 persone, faceva conoscere Gambari a tutta l'Italia perché tutti i dipendenti, tutti i figli dei dipendenti dei ministeri, degli enti diciamo, che fanno parte dell'INPS, della previdenza sociale, venivano a trascorrere una settimana, 15 giorni di vacanza da noi a Gambari. Quindi era un veicolo promozionale, oltre che economico, fenomenale. Da 10 anni queste colonie non esistono più e quindi è completamente in disuso, è completamente abbandonata ed è un gran peccato avere una struttura così grande e non poterla utilizzare. Senti, quindi vuoi dire che ci sono 2000 posti letto a questo punto? Sì, ci potrebbero essere 2000 posti letto per bambini, sono delle camerate, però cioè, voglio dire, sono come se fosse comunque, un ostello. Per è un ostello, ok, ok. Senti, come mai, scusami, 10 anni fa smette di funzionare? Poi tra l'altro abbiamo delle immagini che noi abbiamo girato sia d'inverno che d'estate e quest'anno poi mi dirai tutta poco. Ma proprio cosa si può fare? Tu cosa puoi fare? E allora io credo che ha smesso di funzionare perché è cambiata la politica dell'INPS, cioè non organizza più queste colonie estive in Italia, forse dà dei contributi per andare all'estero ai figli dei dipendenti. Quindi diciamo, erano tutti figli di dipendenti dell'INPS? Esatto, l'INPS o comunque ministeri, diciamo tutti gli enti di cui l'INPS ne fa la cassa di previdenza. Ok, 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 ok. E quindi hanno la possibilità di andarci. E giustamente dicevi una cosa importante, dava 200 posti di lavoro. Assolutamente sì, era tutta un'economia che girava, ma oltre questo che è diciamo, un effetto diretto immediato, la cosa bella era che ci faceva conoscere in tutta l'Italia,
Con la scusa della colonia, poi venivano i genitori, venivano i bambini, le fotografie, parlavano i social e quindi era un veicolo promozionale eccellente. Bene, siamo al 13 di luglio e Gambarie, mi devi dire cosa accade, che programma c'è anche per tutti quelli che ci ascoltano, se si partono da Reggio Calabria, da Catanzaro o dalla Locride per venire, o i turisti che sono in giro per la Calabria e vogliono in qualche maniera fare una passeggiata agli aria della mangiata, cosa troviamo? E allora, guarda, noi stiamo proprio definendo, e penso che domani lo manderemo in tipografia, il programma degli eventi estivi. Dal 15 luglio fino al 30 luglio, al 30 agosto, con poi l'appendice delle sagre, diciamo a ottobre, avremo tutti i giorni un evento. Sono soprattutto attività, diciamo, di tipo natura, per valorizzare la natura, quindi ti faccio un esempio. Stiamo creando il Fantabosco, un posto al centro Il di Gambaria Fantabosco, dove metteremo. spiegami un attimo, Fantabosco, che è una ricerca, c'è una sorta di caccia al tesoro, cos'è? Un po' più o È meno, un pezzo di no, dicevo questo. bosco dove utilizzeremo soprattutto dove metteremo delle strade di legno per i bambini rappresentanti gli animali del Parco Nazionale dell'Aspromonte, invitandoli, come dici tu, a cercare, ma è anche, siccome c'è un piccolo laghetto, un'area relax dove metteremo una zattera, metteremo delle librerie, diciamo, diffuse, collettive, delle panchine, un percorso vita anche per i più adulti e dei giochi per i bambini, in modo tale da fargli vivere il bosco, da farglielo frequentare e conoscere il parco nazionale all'interno del nostro territorio. Beh, E questo. è una cosa importante. Noi abbiamo girato, quando ci siamo visti, abbiamo girato tanti ristoranti. Intanto mi saluti tutti gli amici ristoratori e io spero di fare un'altra puntata a Gambari e dovrei avere un'indicazione se è di sabato, domenica, un'altra giornata o quando voi organizzate qualcosa per incontrare un po' di movimento. Ti mando il programma. Poi, tra altre cose, stiamo facendo il Bosco degli Artisti, cioè abbiamo fatto un accordo con un'associazione di cui fanno parte, la maggior parte sono docenti dell'Accademia di Belle Arti, Ah. per cui facciamo un pezzo di bosco lo destiniamo a museo all'aperto, cioè lì dentro faremo una serie di opere artistiche che collocheremo in modo stabile e quindi diventerà una sorta di percorso all'interno di questo bosco, sempre al centro di Gambari. Poi abbiamo una serie di attività di sport perché abbiamo un bel campo di calcio, quindi faremo torneo di calcio, di padel, di tennis, e faremo delle gare di pista sul sintetico, sulla pista da sci sintetica che abbiamo, mountain bike, due belle gare di mountain bike, due bei circuiti che abbiamo, e poi tanta cultura con il programma Gambari da leggere, libri che presenteremo. Convegni, attività e anche spettacoli musicali. Come spettacolo musicale, se vuoi, ti do l'anticipo anche di qualche Sì, artista che abbiamo già sì. contrattato. Allora, Quale artista? Dammi un nome, due nomi. l'artista più famoso che avremo sarà Robby Facchinetti. Ah, Verrà Robby Robby Facchinetti, ex Pooh, insieme anche a Riccardo Fogli, quando cantava anche Riccardo. Beh, una bella occasione che Robby Facchinetti farà un assolo, diciamo, sarà solista, diciamo. No, sì, diciamo che poi sarà da solo senza gli altri Pooh, purtroppo non ci sono più, però avrà una band, un'orchestra musicale di 8 elementi Ah, e quindi farà figurati. un mega Un concerto, mega tutte le canzoni. concerto. Bene. Allora, guarda, Poi noi abbiamo ci dobbiamo vedere. altro bel nome, Emma Muscat, che sarà un altro bel nome il 15 agosto, quindi Però la prossima invitiamo anche. volta, sì, io però la prossima volta che vengo devo venire, dormo a Gambari e poi la mattina facciamo il lavoro, perché sempre di corsa, chilometri, chilometri. Fatemi riposare un attimino, sindaco. E allora organizziamo una cosa lì. Sono i tuoi collaboratori che non fai riposare. No, è vero, io li sbianco tutti gli operatori, è vero. No, ma ormai quando dicono con chi lavori, con Lino Molinari, Focu meu, Focu meu. No, perché io li faccio camminare gli operatori. E poi è una cosa che loro stessi. Lo sai cosa succede? Ti racconto questa cosa nel nostro ambito televisivo. Ci sono altre emittenti televisive, giornalisti o programmi, produttori televisivi. Quando chiedono all'operatore con chi hai lavorato in questi anni,
E vabbè, hanno lavorato con tanti altri, a un certo punto gli dice, ho lavorato anche con Lino Polimeni. Quanto tempo hai lavorato con lui? Se hai lavorato almeno un anno con Lino Polimeni, ok, ti prendiamo, perché lavorare con me significa che l'operatore è bravo, che sa usare le telecamere, che sa muoversi in presa diretta, che è molto difficile, e che il cambio di luce da sole a notte, a giorno, eccetera, non è un problema, e dà una spalla... stabile, oggi non è più la spalla, ma è una mano, un monopiede che utilizza al meglio l'operatore. Quindi chi lavora con me diventa anche uno storico e un know-how per loro, per lavorare con tutti. Questa è la storia, ecco. Riformo e poi vanno. Ho Senti, visto e ho toccato con mani. Ho come dicevi, Fra? Che dicevi? visto e l'ho toccato con mani, Ah, sai. vabbè, l'hai visto, non ci siamo fermati un attimo noi quando siamo venuti da te. Allora, Franco Malara, sindaco, diciamo il comune qual è? Santo Stefano in Aspromonte, il Però la comune. località famosa è Gambarie. Gambarie. La cosa bellissima, io non so se ce l'ha il mio regista, un'immagine che noi tu mi hai fatto notare, dice, guarda qui si vede l'area dello stretto, ed eravamo su con la cabina via su, si notava l'area dello stretto da Gambarie, una cosa, uno spettacolo della natura, è vero Francesco? È vero, è vero. Eravamo a 1800 metri, avevamo sulla sinistra l'Etna, di fronte lo stretto e vedevamo le barche da 1800 metri d'altezza e sulla destra le isole Eolie che si vedevano in lontananza. Io Quindi una cosa credo, spettacolare. per concludere questa immagine, il regista me la dovrebbe mandare in onda. Spero di sì. Intanto ti ringrazio, Francesco. Ci vedremo a Gambarie perché sicuramente il mese d'agosto sarà un mese boom per tutti quanti. Ah, la temperatura. Noi qui abbiamo 32 gradi alla Lamezia Terme. Che temperatura abbiamo a Gambarie in questo momento? A Gambari abbiamo 28 gradi in Ah. questo momento, però si sta freschi. Si La sta sera ci bene. vuole il maglioncino, a Ah, dormire la copertina ci vuole leggera. il lenzuolo proprio leggero per dormire. Quindi immaginate, amici, 28 adesso, però di sera fresco si mette il maglioncino o una cosa e la copertina leggera, il lenzuolo leggero per dormire. Quindi una meraviglia. Andiamo a Gambarie a dormire, che è meglio. Così facciamo promozione. Grazie Francesco. Se riesco ti mando l'immagine della bellezza del territorio e noi ci vedremo quanto prima. Grazie al sindaco, grazie Grazie caro. a te. Grazie a te per quello che fai sul territorio e anche per quell'aiuto con l'INPS. No, io Marco Stretto, il direttore, lo Marco Stretto. Un abbraccio, grazie, ciao. E Saluto a allora, tutti. grazie. Allora, avete sentito e visto il sindaco di Santo Aspromonte e precisamente Gambarie, la località rinomata. Questo contatto, dicevo, con il direttore dell'INPS servirà per poi avere il contatto con l'INPS Italia per capire se riescono a dare in gestione al comune e al sindaco per creare questa grande colonia. Quindi parliamo di 1000 posti letto, 200 persone che lavorano. Creare le sinergie e tornare diciamo, al periodo magnifico di Gambarie. Allora, anche se in questo momento stiamo andando alla grande. Ci stiamo collegando e poi mandiamo la pubblicità, vediamo se riusciamo a collegarci in tempo reale. Vabbè, la mandiamo, mi pare chiaro che mandiamo la pubblicità. Regia, è inutile che voi fate gli spiritosi, la pubblicità. Noi viviamo, è l'ossigeno la pubblicità, le aziende. Ecco, a proposito, quel sushi, il brasilero, quel locale assoverato che sta andando alla grande, il sushi, ma non solo, giapponese, ma anche le carni brasiliane, è una cosa straordinaria. Poi vedremo se riusciamo ad averne e parlare un attimino di questo locale che è una chicca assoverato. Pubblicità, poi ci colleghiamo col sindaco di Tropea. Grosse novità, vediamo che mi dice il sindaco di Tropea.
Magna Grecia Film Festival, Festival delle Opere Prime. Catanzaro, Area Porto. Direzione artistica, Gianvito Casadonte. Beh, se dico Impremed, gli amici che ci seguono in Italia e all'estero possono legare sicuramente a quello che abbiamo fatto negli anni. Impremed, Maurizio, molto l'adamato. Impremed ha avuto già modo di stare insieme a Lino per la nostra attività in Super Cinema, aperto nel 2015 a Catanzaro. Poi? Poi ci siamo visti presso la Impremed, la lavanderia industriale, da quest'anno apre la divisione alberghiera, quindi gestiremo anche tutta la parte della ristorazione. E questa è la sorpresa a ottobre, con articolo 21. Un'altra sorpresa. Ah, quindi un'altra sorpresa. Avremo un'altra sorpresa, che è la centrale di sterilizzazione ferri chirurgici, che è una unica forse in Calabria, certamente, e nel Meridione. Però a settembre noi abbiamo inaugurato tre Conad. Abbiamo anche avuto modo di inaugurare tre Conad e due parafarmacie. Sempre Lino al mio fianco, quindi mi ha portato fortuna fino ad oggi. Il marketing e la comunicazione, ma Rosaria è qui con noi in mezzo. Rosaria è da qualche anno che gestisce attività di abbigliamento e insieme alla Impremed ha voluto scommettere su questa nuova avventura. La nuova avventura che ci vede in Corso Mazzini 54 su 200 metri quadrati con i migliori brand. Ma un attimo, facciamo con Rosario. Ciao. Buonasera. Un sogno che si avvera grazie alla Impremed e al mio lavoro. Stiamo crescendo e siamo, come dire, ci stiamo posizionando in un settore bello della moda, di quello che è l'abbigliamento donna. Sono multi brand, noi abbiamo Borbonese, Gianni Chiarini Firenze, Momoni, Attic & Barn, Maliparmi, Manila Grace, abbiamo Saint Barth, non lo dicevo neanche perché stava qui dietro di noi, voglio dire. Quindi scarpe, accessori, tutto. Dagli accessori all'abbigliamento, tutto. Beh, non rimane che Rosaria, Maurizio, aspettare i tanti turisti, ma non solo, e prossimamente apriremo anche a Soverato. I primi 7 secondi. 7 secondi per capire se è amore o odio. 7 secondi di impulsi, di pregiudizi. 7 dannati irrazionali secondi. Bastano 7 secondi per convincerti. 3, 2, 1. Cupra Formentor. Drive another way. C'è gente che ama mille cose e si perde per le strade del mondo. Michele affidato, orafo. Capo, I see. Capo, I see. Capo, ghiacciato. Capo, ghiacciato. Capo, l'amaro del capo. L'amaro più amato. In studio, allora abbiamo dove siamo? Siamo qua, sì. Allora, vediamo un attimo, dovrebbe esserci collegato il sindaco di Tropea. Facciamo vedere qualche immagine di Tropea, ragazzi. Ah, eccolo qua, Gianni. Ma sembri un attore, una cosa. Un attore, come si chiama? Ci sono quei film che in questo periodo stanno andando con queste barbe che vanno per la maggiore. Gianni, come stai? Bene, Lino. Dove sei? Al comune?
Sono a casa in questo momento. No, perché vedevo delle bottiglie lì sopra. Sono a casa in cucina. Sono in cucina. Sei in cucina. Gianni, sì. Buon pomeriggio. Non so se hai visto il tuo collega di Gambarie prima nel collegamento. Abbiamo parlato di turismo, abbiamo parlato della montagna. Cosa mi racconti in merito a Tropea? A parte quello che abbiamo fatto, abbiamo mandato in onda anche il servizio quando c'è stato quello spettacolo con gli amici dell'Amaro del Capo, con Nuccio Gaffo. Se ti puoi centrare un attimino, perché sei troppo vicino alla telecamera, sì. Ecco, così se mantieni un attimo di spazio al video centrale, ti vediamo bene. Così? Un attimo che la regia mi dà l'ok. Ok, perfetto, perfetto così, grazie caro. Allora Gianni, intanto state uscendo con mille situazioni, mille occasioni, ormai sei al centro dell'attenzione del turismo calabrese e non solo. Cosa sta accadendo? Come dire, l'impegno, e tu sai quanto mi impegno, poi porta i risultati, no? Certo. L'impegno, certo. La perseveranza, quindi io ho investito molto sul ruolo che ricopro, un ruolo di grande responsabilità, perché mi rendo conto cosa significa essere sindaco di una delle realtà più importanti della Calabria, una realtà oltremodo nota a livello internazionale, quindi non faccio altro che cercare di adempiere con onore a quello che è stato il ruolo che mi è stato dato dai miei cittadini, quindi nell'interesse della mia città e della nostra regione, quindi cerco di fare del mio meglio. E penso che i risultati mi diano. Immagino che stai vedendo questa spiaggia. Questa spiaggia, stesso mare, è un po' in polemica in questo momento, sì. Con l'amico sindaco. Questa è la spiaggia, ti ricordo, Lino, è la quarta spiaggia più fotografata al mondo. La quarta spiaggia, falla vedere, sì. Come prima, Vanni Belpanno, grazie. La prima in Europa, la quarta al mondo. Un attimo, questa spiaggia che stiamo inquadrando, stiamo vedendo un fermo immagine, mi confermi che è la quarta spiaggia, sì. Più fotografata al mondo? Al mondo, la prima in Europa, la quarta al mondo, per metro. È la prima in Europa? Sì. Dai un dato, sì. Non so da dove lo prendi questo dato tu. Lo prendo da un sito, una rivista, uno studio che si occupa di questo. Il dato si riferisce alle foto apparse sulla piattaforma Instagram e fa una proporzione tra metri e numero di foto. Quindi questa è stata l'anno scorso, in questo periodo, ma vedremo cosa faremo quest'anno, è stata riconosciuta come quarta spiaggia più fotografata al mondo, prima in Europa. Quindi io sono felice, noi parliamo alla scoperta del Paradiso Calabria, raggio di sole, poi siamo 30 anni e passa che raccontiamo, guardate questo affaccio, è vero. È quello per il Telegram, è uno degli affacci più belli del mondo. L'affaccio su Telegram è uno degli affacci più belli, sì. Al mondo. Telegraph. Sì. Ok. Sì. No, perché Telegram è una piattaforma. Bandiera blu per il terzo anno, quindi abbiamo confermato un po' tutto e cerchiamo quindi di utilizzare al meglio queste certificazioni internazionali che proprio ti aiutano poi ad aprire nuove porte. Volevo capire, Gianni, tu te li vai a cercare le critiche e le discussioni, oppure proprio è nella tua natura, ti piace discutere e provocare? È una provocazione? Tu hai detto 3 euro il parcheggio, 3 euro, ho sbagliato, era poco perché nella giunta dovevo mettere 5 euro, 5 euro l'ora. Allora, guarda, Gianni, attenzione a quello che dici, ma sei sicuro? Allora, devi sapere che poi tanti di quelli che dicono, cioè mi invitano a rivedere determinazioni, purtroppo di diritto amministrativo. Tu sei un avvocato. No, ne capiscono poco, no, perché una volta approvato il bilancio di previsione, le tariffe non possono essere più riviste. Certo. Quindi quegli inviti
cedetti da persone che dovrebbero capire qualcosa peraltro di diritto amministrativo, perché vogliono fare pure i sindaci, insomma lasciano veramente basiti, no? Vabbè, ma questo è un problema che non c'entra con quello che tu mi stai dicendo ora. Allora, in effetti nel brogliaccio della giunta noi avevamo inserito una tariffa di 3 euro per tutto il litorale, di 5 sotto l'isola. Se non che, siccome c'è un attimo, andiamo a vedere, scusa, andiamo a vedere con la regia, andiamo dove c'è la spiaggia, dove c'è la spiaggia, c'è, io avevo fatto delle immagini addirittura dove c'è proprio il, dove metti la monetina, proprio c'è, come si chiama, il parcometro, il parcometro, e noi eravamo lì, su quella spiaggia, quello che tu ti affacci sulla spiaggia più fotografata in Europa, giusto? Sì, quella, sì. Quella parte, allora, lì, quella... tu vuoi far pagare 5 euro l'ora? Sì, sì, al riguardo. Al riguardo. Ma Alino mio, vanno parcheggiare un'altra parte. Sono parcheggi dove costa 500 metri, costa 1,50 euro piuttosto che 1 euro a 300 metri, vanno e parcheggiano un'altra parte. Mica devono mettere la macchina sotto l'isola. E c'è come pretendere di parcheggiare a Fontana di Trevi e non lasciare, voglio dire, almeno 100 euro. Cioè, mi pare una cosa che non sia fuori dalla trazione. Mi fai morire, Gianni, mi fai morire. Mi pare una cosa così normale. E così sarà. Un attimo, allora, vedete le macchine, la spiaggia, vedete le macchine che sono sulla strada? Lui lì vuol far pagare 5 euro l'ora. Una cosa la dice lui, è come se tu volessi parcheggiare davanti a Fontana di Trevi e ti fanno pagare 100 euro una giornata. Cioè, tu vuoi dire che talmente l'afflusso, talmente... Sì. Mi vuoi motivare perché questo prezzo? Le motivazioni sono molteplici. Una è un discorso intanto di preservare questo habitat fantastico, quindi di ridurre al massimo l'impatto dei veicoli. Quindi questa è la motivazione di fondo. Che cosa avviene? Perché uno parla senza avere cognizione di causa. Certo. Cosa succede? Noi avremo, dico un numero, 100 posti auto, magari 200, a fronte a una richiesta di 2000. Che cosa succede? Che queste 2000 macchine non è che desistono dal stare lì, girano in continuazione come fossero delle mosche e creano un vortice di veicoli per la città e per il mare che non ha ragione d'essere. Succede di conseguenza che chi sta lì si gode questo spettacolo di macchine in corsa continua, chi invece vorrebbe venire a fare un bagno non trova posto. Ora, attraverso questa misura cerchiamo quindi di dare risposte sia all'una esigenza che all'altra, quindi cercare per esempio di avere una maggiore rotazione dei parcheggi in punti strategici. Al tempo stesso vogliamo incentivare l'utilizzo di parcheggi relativamente periferici, perché parliamo di 250-300 metri rispetto all'isola, che sono sottoutilizzati. Quindi questo qui, quindi una osservazione di quella che è la realtà è una trasformazione dell'osservazione in provvedimenti che ritengo siano erano da una parte doverosi, dall'altra parte in linea con quella che è anche la tendenza della località e quelle che sono le politiche di questa amministrazione di evoluzione della qualità di quello che è la percezione di Tropea da parte dell'ospite, da parte del turismo. Quindi deve essere accolto anche dal punto di vista del trovare un posto dove mettere la macchina. Quindi tu vuoi, adesso mi pare che non è possibile, si pagherà 3 euro l'ora. Però la gente da casa dice, caro sindaco, io adesso devo fare l'avvocato del diavolo. Prego. Devo fare l'avvocato del diavolo. Lei, sindaco, è impazzito. Perché l'avvocato del diavolo difende i cittadini, ma se una persona non ha la possibilità di andare a prendere l'ombrellone, perché 4 ore si paga 20 euro d'ombrellone, servito e riverito, tu in una spiaggia libera mi stai chiedendo 5 euro l'ora. Tu dici non sei obbligato a venire a Tropea, vai in un'altra spiaggia libera. Questo sta dicendo. Ma guarda, quindi alla fine, scusami Gianni, è sempre
è sempre la possibilità per i ricchi e per chi ha i soldi e mandiamo. Non è così. Non è così. Intanto può venire a piedi, perché deve venire in macchina? Chi glielo ordina di venire in macchina? Non l'ordina il medico. Mi potresti obiettare, ma sei un invalido? Per gli invalidi ci sono i posti, per gli invalidi mettono, non pagano, quindi possono utilizzare anche le strisce blu senza pagare. Chi ha necessità per motivi di difficoltà deambulatorie a utilizzare il parcheggio, quindi questo problema non esiste. Per gli altri, voglio dire, non è necessario. Tu dici, non è necessario parcheggiare la macchina lì sotto. Ok, ti fai una bella passeggiata. E non è una bella passeggiata, perché parliamo di pochi metri, parliamo di 300 metri, ma stiamo scherzando. Io, Lino, proprio per dare il buon esempio, ti ricordo, tu lo sai, non ho né permessi per entrare nella zona a traffico limitato, e come me nessuno dell'amministrazione comunale, nessun consigliere. Io ti ringrazio, io ce l'ho per motivi di lavoro, io ce l'ho per motivi di lavoro, diverso, assolutamente. Le TV lo hanno perché ci fanno promozione. Né, voglio dire, vado a mare, vado in spiaggia a piedi, mi piace, e ti dico, ti dirò, Ecco qua, fermo immagine, eccola qua. Questa è la situazione. Giusto Gianni? Siamo qui, siamo sul marciapiede. Ecco, parlavi di fotografie, infatti stanno fotografando, perché lì quello dovrebbe pagare come deve pagare? Ma che stai dicendo? Gianni! Tu fotografi. Guarda, su questa cosa noi siamo d'accordo, perché ho detto, noi abbiamo delle bellezze come l'Arco Magno, la faccia di Tropea, quelle dove la gente solo per guardare questo spettacolo dovrebbe pagare, perché se fosse gestito, dico, da tedeschi, svizzeri, sarebbero inventati la qualunque lì, avrebbero alzato il muro. Se le cose non si pagano, non si apprezzano, soprattutto qui da noi, al sud, se tu non paghi una cosa, non ne apprezzi la bellezza, non la cogli. Quindi tu le cose le devi... Guarda che nella costiera amalfitana, è così nella costiera amalfitana, ti fanno pagare. A Positano i parcheggi arrivano a cifre spropositate, peraltro si paga più stai con la macchina e più paghi. Ma tu sai che a Salerno città, e parliamo solo della città, vicino lì al corso principale, si paga 3 euro l'ora. Parliamo di una città, Salerno. Quindi immagina la costiera amalfitana. Lino, peraltro, cioè, nota bene, Tropea non ha parcheggi. Quei enormi agglomerati, non ha parcheggi, quindi abbiamo delle aree improvvisate a parcheggio che magari dovrebbero... Allora, qual è il suggerimento, scusa Gianni, visto che sei con noi, qual è il suggerimento che tu dai a tutti i turisti e i calabresi, coloro che ci stanno seguendo in Italia, all'estero per venire da te? No, ma soprattutto io lo dico, soprattutto ai miei concittadini, che sono quelli che in parte si lamentano di più, ma non tutti, devo dire una minoranza, quella minoranza che scrive in continuazione, andassero a piedi, poi le cose, le motivazioni che vengono date a volte possono essere anche condivisibili, però noi ci dobbiamo rendere conto di una cosa. Tropea vive di turismo, ha un'industria di turismo. Senti, quindi noi dobbiamo... Ti leggo un messaggio, ti è arrivato in presa diretta. Sì. Dopo il parcheggio a 3 euro l'ora, può far... Guarda, Marco, se ti avesse sentito, perché l'abbiamo detto in tempo. Può fare una delibera per tassazione sulle fotografie, ma per favore, la posso fare, l'avrei fatta. Così lei ha intenzione di incentivare il turismo? Povera Calabria, veramente a Fontana di Trevi è inibito l'accesso alle auto, faccia altrettanto. Lui dice non far passare le macchine. Ma non lo posso, in questo momento non lo posso fare perché non ci sono le condizioni, però lo limito in questo modo, quindi non me lo posso permettere. Se lo potesse, se la città se lo potesse permettere, stia tranquillo che tutta la città sarebbe a traffico limitato. Sicuramente non ci sono le condizioni logistiche, strategiche in questo momento per fare questo, ma in una ottica di medio, anzi di lungo periodo, e l'obiettivo è esattamente quello lì, non fare entrare le macchine dentro Tropea, eccetto quella ovviamente dei residenti. Tu lo chiami il Principato di Tropea? Sì, con convinzione, sono convinto. Potrebbe essere sicuramente, non ha nulla da invidiare. Assolutamente, al Principato di Monte Carlo.
Cioè, tu Sì, dici. ma io l'ho visto il Principato di Monte Carlo, è stupendo, ho visto i parcheggi, conosco la situazione, Guarda, abbiamo guarda, guarda, guarda che posto. immagini, guarda che immagini, guarda, guarda, guarda. Guarda che immagini, guarda che immagini, e la so bene, quindi Tropea, ma Tropea, guarda, Tropea è questo, Tropea è uno che ti scrive in quel modo, ma Lino mio, ci siamo in democrazia, ognuno può dire quello che vuole e che lo dica, ma poi io alla fine non è che mi posso confrontare con uno che dice che di Turin, povera Calabria, povero Turin, ma che cosa mi può insegnare un tipo del Un genere? telespe... Ha diritto, c'è l'articolo Scri ha 21, ha diritto a diritto a scrivere criticare. perché noi siamo per la libertà assoluta di Assolutamente, assolutamente. espressione, quindi fa bene a dire ciò che pensa, che poi voglia saltare sul banco, sul cattedra, insegnare a chi ha dimostrato, perché modestamente, lo dico con grande modestia, anzi lo dico con presunzione, ho dimostrato di essere riuscito in 3 anni a portare Tropea all'apice del successo rispetto a quello che è stato. E quindi voglio dire che confermo. evidentemente le No, strategie ma sono con. corrette, la No. strada impresa è quella corretta, faremo ancora tante altre cose Un nel giro attimo, di c'è un questi altro 2 anni. messaggio. Con l'idea del sindaco, così si crea un turismo di qualità. Luisa ha detto che tu Bene, hai ragione. Ecco, vedi che c'è anche chi scrive, che poi voglio dire a Lino, io apprezzo quello che dice, non è nemmeno detto questo, non necessariamente tu crei un turismo di qualità, sicuramente vai in quella direzione, tu però vuoi magari tu creare, scusa, potresti. vuoi creare Tropea, chiuderla completamente e che la gente parcheggia i pullman, le macchine fuori dal Principato e vengono a piedi. La gente, guarda che c'è gente, Diciamo stasera, più o guarda, meno, più o meno, te guarda, lo dico, bisogna. c'è gente a Porto Cesario, a Gallipoli, che si fanno lunghe passeggiate, perché a Sì. Gallipoli, quando tu vai al castello, al centro storico, devi andare a piedi, se no non ci cammini. Ma E guarda, fanno più o chilometri, meno, e fanno chilometri, eh. Lino, esattamente, più o meno, diciamo, l'obiettivo è quello lì. Però bisogna migliorare i servizi pubblici, È altrimenti bravo, se tu è mi bravo. dici E ora che la voto ti domanda, dai. e qui arriva una situazione che da anni Lino Polimeni combatte. L'altro giorno il sindaco di Montepaone, una località turistica fantastica, guarda che immagine, guarda, torna indietro regia, scusa, guarda che cartolina, mamma mia, quella col sole, col cannone, guarda, ma noi abbiamo veramente... Guarda, torna indietro un po', quella col cannone col sole. Gianni, guarda qua, Gianni. Gianni. Guarda, guarda, guarda. Mannaggia. lo so, abbiamo Che degli fortuna che scorci hai. e dei tramonti, soprattutto questa piazza che affaccia sulle Isole Eolie, che è veramente da togliere il fiato. Ti Quindi un dicevo che c'è stato rosso. il sindaco di Montepaone l'altro giorno, e lo dico perché so il problema che c'è tra Tropea e Capo Vaticano e Santa Domenica, tra Tropea e Pizzo Calabro. Allora, qual è il problema, Gianni? E vorrei che tu fossi in questo Sì. in maniera, com'è, onesto intellettualmente. Dimmi, sì, Allora, assolutamente sì, abbiamo un problema certo. che va da Caminia, parliamo di zone e località famosissime anche nella parte ionica, a Soverato, scoperte da bus navetta che viaggiano per portare. Ma se tu hai Tropea di notte e te la gente ce l'hai fino alle 4 alle 5 del mattino, gli vuoi consentire a questa gente, come Soverato, uguale Tropea, di rientrare nei villaggi, negli alberghi a Capo Vaticano, a Santa Domenica? Ti chiedo, mi dici un servizio di bus navetta a mezzanotte, alle 10, alle 22, alle 23, Non alle c'è. 24, all'1, alle 2 di notte da Capo Vaticano a Pizzo Calabro? Non c'è. Come? Non Non c'è, l'ho sentito, appunto. Gianni, me lo Non ripeti? Me lo ripeti? c'è. E guarda, ti dico di più. Noi dopo tanto combattere siamo riusciti ad avere Quindi tante fammi capire, ma ferrovie. una città come Tropea, e tu qui c'entri No. poco, perché ci Ma vuole questo, ma un'organizzazione Lino, regionale, perché a me mi questa fa. battaglia Guarda. dei collegamenti tra Capo Vaticano e Tropea, e siccome si sono state anche la mafia dei trasporti e quelli che hanno obbligato e hanno impedito, perché la gente non doveva uscire dai villaggi e rimanere dentro e non Sì, far visitare la Lino. città, Ma questa è diciamo la che verità, questa cosa Gianni. qua è in parte. Vai. Cioè, io trovo assurdo che nel 2000 E 22? e 22, per esempio, un comune come Tropea, come tanti altri, non possono legiferare, regolamentare i servizi di linea, quantomeno interni. Io non ti dico tra comuni, ma all'interno del mio comune mi date la possibilità di inserire un servizio di linea? Non lo posso fare, perché c'è competenza esclusiva della regione. Tant'è che
che stiamo cercando di trovare una formula che in qualche modo consenta il superamento di questa limitazione che trovo assurda. Perché è assurda? Perché peraltro non è che ho la possibilità, o comunque sia, mi danno con una certa tempestività i servizi che richiedo. Oggi, per esempio, da domenica è partito questo servizio interno, ma è stato un penale che non ti dico, Lino. Però, diciamo, per esempio, stiamo pensando col vice sindaco per il prossimo anno di fare un affidamento annuale dei servizi interni a fronte di un costo. Ora, la domanda, scusa Gianni, invece... ho capito perfettamente, scusa Gianni, io lo sai che ho molta stima per il lavoro, ti ho detto ti do sempre una mano per la città, poi puoi essere anche criticabile, poi ti assumi le responsabilità sulle tue scelte. Però io ti faccio questa domanda. C'era assessore ai trasporti, come si chiama quello che di Pizzo Calabro, lui è stato sindaco pure? Stillitani. Era assessore ai trasporti regionali. Stiamo parlando di quanti anni fa? 15 anni fa? 20 anni fa? Io lo marcavo stretto tutti i giorni, Franco Stillitani, mi sta guardando probabilmente te. E io dicevo sempre, problema del collegamento Santa Domenica di Ricardi, Capo Vaticano, Tropea, Pizzo. Perché la gente, ma voglio dire, signori miei, i borghi più belli d'Italia, abbiamo i borghi più belli d'Italia come la presentazione che c'è stata l'anno scorso e tu hai vinto. Ma se io da Capo Vaticano, che sto in un villaggio esclusivo, 4 stelle a 5 stelle, voglio andare, non ho macchina perché mi ha portato il bus dopo l'aeroporto, mi hanno portato dentro il villaggio, e voglio andare a Tropea a mezzanotte, voglio cenare fuori, voglio prendermi un aperitivo, voglio passare una bella serata, non lo posso fare. Ma è vergognoso, Gianni, è vergognoso che io turista rimango prigioniero in un villaggio e non posso arrivare a Tropea. Perché quante volte hai visto a piedi i turisti da Capo Vaticano, da Santa Domenica, da Pizzo, che volevano raggiungere a passaggi il Tropea? Ma tu sai che questi signori, scusa, io sono il sangue mi va la testa, ma tu sai che quei signori di Monte Paone Lido, che erano in un albergo lì vicino alla marina, gli hanno chiesto a dei passanti: vi paghiamo, ci portate a Soverato? Per noi calabresi questo è una cosa vergognosa, perché sono i servizi che vengono a mancare. È inutile che ci laviamo la bocca quando non mettiamo nelle condizioni il turista di potersi la mobilità. Si chiama mobilità. Ma siamo d'accordo. Ti dico proprio, vado incontro a quello che dici tu. L'altra mattina alle 7, tu sai che io la mattina alle 5 sono già fuori, c'è una coppia di francesi che è arrivata a Tropea stazione, non sapeva come andare a un resort di Parghelia, che è per strada, li ho accompagnati io. Bravo. L'avrei accompagnati pure io. Sì, penso, ma infatti penso che da ospitanti dobbiamo, e che viviamo di turismo, quindi cortesia, gentilezza, accoglienza, dobbiamo anche essere pronti, vista la situazione, a fare questo. Però voglio dire, parliamo di improvvisazione, invece una realtà, una regione che vuole crescere, vuole fare dell'industria un turismo, Lino, c'è questo un discorso molto complesso. La domanda è: del turismo vogliamo fare o no un'industria? Un'industria capace di diffondere benessere sul territorio. Allora, se vogliamo fare un'industria, le caratteristiche le abbiamo e le condizioni ci sono, dobbiamo interrogarci su una serie di cose. I servizi, la mobilità è uno dei primi interrogativi a cui dare una risposta. Visto l'inadeguatezza di quello che è il sistema dei trasporti locali, devo dire per onestà che comunque la regione su questa problematica, che criticità che conosce bene, ci sta lavorando. Penso, allora, due tre domande al volo. Il prossimo anno, nel 2023, avremo delle siamo risposte. Qua, se il signore ci assiste, noi siamo qua. Speriamo. E io ti pongo le stesse domande. Allora, due domande e chiudiamo, perché ci arrivano un sacco di domande per te. Allora dice, ma la strada, dice, ascoltami, che mi dice il sindaco dei tavolini selvaggi dei ristoranti nei vicoli del centro storico? Il centro storico serve anche per creare ricchezza e oggetto anche di parla di tavolini selvaggi. Vengono
i ristoratori pagano lo spazio pubblico, quindi questa occupazione selvaggia non capisco, magari qualche volta capita che si sfori rispetto allo spazio assentito, ma sistematicamente i ristoratori, quando i ristoratori piuttosto che i bar vengono sanzionati, quindi può capitare. Quando capita, il nostro corpo di polizia municipale fa quello che deve fare. Il centro storico serve anche per creare ricchezza e attività. Infatti, di stai quindi, vedendo le immagini del centro. Quindi, poi ci sono fenomeni, ovviamente, mica io mi nascondo dietro un dito, ci sono casi di abusi, ma gli abusi vengono quasi sempre, che non è che stiamo lì col fucile su ogni bar, perché qua ci vorrebbe una telecamera. E tu sei molto attento. Ma devo dire la verità, una cosa va detta del sindaco di Topea, è uno che non guarda in faccia a nessuno, e non si spaventa neanche delle minacce che gli fanno, anzi, più lo minacciano, più lui incalza e chiama le forze dell'ordine. Allora, chiudo con questa domanda. Carolino, buon pomeriggio. Siamo stati a Topea domenica sera, complimenti alla cittadinanza. Purtroppo lascia a desiderare la strada da Pizzo a Tropea. Avvallamenti, buia, pericolosissima, canne, la sera è una vera disavventura. Grazie Lino per l'impegno e la passione che dedichi alla nostra meravigliosa Calabria, Rosanna e Lino da Monte Pavone Lido. Allora, il problema di Pizzo è che per arrivare da te c'è quella strada, tu sai, la conosci. E anzi l'hanno ripulita adesso. L'hanno ripulita da quando? Settimana scorsa l'hanno ripulita. Sì, mo adesso. L'hanno ripulita dalle erbacce e dalle canne che effettivamente entravano di prepotenza lungo la carreggiata rendendola pericolosa. No, la carreggiata di destra tu ti devi spostare tutto a sinistra. Sì, perché... lo so. Non è un bel vedere. E allora io credo che abbiamo ancora... Abbiamo da lavorare, abbiamo da lavorare ancora. E c'è da lavorare. Io a un certo punto arrivo. Io, per esempio, buona parte della rete provinciale ricadente sul territorio comunale la cerco di curarla nel migliore dei modi possibili. Poi non è che posso andare oltre. Certo. È un impegno notevole. Bisognerebbe aprire anche una grande riflessione su quello che è stata la scelta infelice di fatto chiudere le province, quindi questa è una conseguenza di una scelta scellerata rimasta a metà, perché magari presupponeva uno step ulteriore che poi per via del referendum, che ricorderemo tutti, è andata. Senti, voglio chiudere, se la regia ce l'ha, con un suonatore in un vicolo, parlando proprio dei ristorantini, c'era un cantastorie, io non so se la regia, Vanni ce l'hai? Non ce l'hai, ho già capito a chi era, come si chiama quel ristorante lì, aiutami. La Volpe e l'Uva, penso. Come? La Volpe e l'Uva, il ristorante o lui? No, il ristorante è lui, il cantante che è bravo, detto. Il cantante non mi ricordo. Comunque, è lì, è lì. È il vicolo che va al Duomo. Quel vicolo lì che va al Duomo, e ti ringrazio perché hai ripulito dalle macchine, hai chiuso i parquet, questo va detto, il Duomo di Tropea. Te lo ricordi tu il Duomo? Mamma mia, me lo ricordo, era la cosa che io ti avevo chiesto, libera il Duomo dalle macchine, lo hai fatto l'anno dopo, non c'erano più macchine, non c'era più nessuno, oggi, eccolo qua, guarda, fermati, guarda il personaggio, guarda qua, te lo ricordi questo? E come no, me lo ricordo, è qua. Guarda l'attimo, guarda che pezzo, e poi chiudiamo, è bello, mi fa morire, vai. Olino, questo guadagna più di me e te messi insieme. Dicendo, è garantito, messi insieme anche qualcuno della redazione tua, addirittura. Capisci? Andiamo. Sbagliato tutto, Carolina. Abbiamo sbagliato noi allora. Usciamo col cappello. Andiamo a cantare. Mandiamo sto pezzo e poi salutiamo il sindaco. Così lì non ti puoi presentare così. E arriviamo cantando. Così gli porto. Sì, così gli porto il cantante di là. Si portala comunque, però quello che ti. No, ascolta, non, siccome devi cantare e suonare, come fai? La lascio lì. No, ma la lasci un attimo qua, dobbiamo fare una cosa televisiva, l'hai capito? No, si è capito questo? Bene, allora, oh Dio mio, l'hai capito? È terribile, sì, ha ragione. Come ti chiami tu? Corrado, hai capito Corrado? E allora, ascolta un attimo, siccome lì stanno pagando per sentire anche il cantastorie, andiamo, vediamo cosa ci... Let's go. Allora, partiamo con la canzone popolare italiana, diciamo quella che... Signora, dica una canzone a caso. Italiana? No.
canta una canzone straniera. Volare. Lo so, scherzo. Volare. Lei da dove arriva? Paese, nazione? Austria. Non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia e pure forse il naso di blu. Poi, all'improvviso, venivo dal vento rapito. Cominciavo a volare il cielo infinito. Volare. Oh, cantare. Nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo, felice, più alto del sole, ancora più in... È stupendo, questa è la Calabria, questo è quello che raccontiamo. Gianni, un abbraccio, sì, grazie. Lino. Alla prossima occasione ti vengo a trovare. Mi dai una chicca? Sì, una... Vieni a trovare. Una chicca? Ma so che Nuccio Gaffo ti ha fatto cose grandi. Nuccio, no, guarda, Nuccio, guarda. Oltre ad essere un grande imprenditore, Gaffo, la mano del capo. Degli orgogli della Calabria, è un caro amico col quale condividiamo anche questo percorso di crescita del territorio. Cioè, lui ha messo la sua azienda al servizio del territorio, è sempre presente quando chiedo aiuto. Guarda, ti mando l'amaro del capo girato a Tropea e noi abbiamo fatto uno speciale. Regia, chiudiamo con l'amaro del capo. Grande successo. È stato, e adesso in tutto il mondo, me lo devi trovare, no, me lo devi mandare. Siamo in orario, siamo... è possibile? Dopo, allora non è possibile perché gli sballo tutta la regia. Senti, volevo dire, 200 comparse, tanta gente per girare e portare Tropea nel mondo, come ha fatto Jovanotti con Chianalea, attenzione, è vero? Sì. Bene. Diciamo che un po', diciamo, le cose sono un po'... Similari? Sì, similari sicuramente, guarda quello spot ha una previsione di visualizzazioni che fanno venire la pelle d'oca. Si parlava di un miliardo di telespettatori. Un miliardo e mezzo in due mesi, cioè non so se mi spiego, di visualizzazioni tra le varie campagne fatte. Mi dicono che guarda, ti saluto con lo spot di Amaro del Capo perché onore a Tropea, sì, perché questo spot è in giro in tutto il mondo. Un miliardo e mezzo di persone in due mesi. Ciao Gianni, ciao. Guardalo, io, guardalo in diretta, guardalo. Ciao. Capo, capo, ghiacciato, capo, l'amaro del capo, l'amaro più amato. Capo, 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 l'amaro più amato, capolavoro ghiacciato. Salva la tua estate con la convenienza di Expert. Mifral Expert Calabria. Gli esperti siamo noi e siamo sempre insieme a voi. Scuola, lavoro e tempo libero. Il nostro obiettivo è offrire sempre prodotti di qualità con la migliore tecnologia. Ogni giorno ci impegniamo per garantirti la migliore esperienza di acquisto. Ti seguiamo in ogni momento, dalla consulenza alla fase post vendita, guidandoti nella scelta dei prodotti adatti alle tue esigenze. La soddisfazione del cliente viene prima di tutto. Vuoi una consegna rapida e in totale sicurezza? Chiama subito Nifral Expert Calabria. Avrai un team di esperti al tuo servizio, con tante offerte e tanti vantaggi esclusivi creati su misura per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa.
Casa Nova, per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Nifra L'Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.expertonline.it. Nifra L'Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Nifra L'Expert Calabria, il bello di fare shopping. Il Centro Polispecialistico Mediterraneo nasce a Sellia Marina, sulla Statale 106, e nasce da un'idea, da un piccolo sogno, che è quello di realizzare una sanità di eccellenza anche qui in Calabria. Questo sogno ora lo realizziamo mettendo a disposizione la migliore tecnologia per le diagnosi e per la cura di tutte le patologie, in particolare in ambito oculistico, ma in realtà abbracciamo tutte le branche specialistiche. Siamo dotati delle migliori tecnologie laser per la cura delle patologie visive, come i difetti refrattivi, ma anche per la chirurgia della cataratta. I nostri pazienti vengono da tutta Italia, così come i nostri professionisti, che trovano in questo centro la loro idea di eccellenza dei servizi. L'equipe medica del Centro Polispecialistico Mediterraneo vanta di 10 figure specialistiche, dall'oculistica, l'urologia, la ginecologia, la cardiologia, la dermatologia, la neurologia, e il nostro principale obiettivo è quello di dare risposte ai problemi dei pazienti. Presso il Centro Polispecialistico Mediterraneo c'è la possibilità di prenotarsi online tramite la piattaforma miodottore.it. L'acqua è un elemento naturale, semplice e indispensabile. Bere acqua fa bene. Se poi è quella dei depuratori Aurora d'Agostino, è meglio! Dal 1980 portiamo a casa tua e nella tua attività innovazione tecnologica, offrendo prodotti che rispondono ad ogni esigenza della vita quotidiana, come erogatori e depuratori d'acqua per uso domestico e professionale. Scegli la formula più adatta alle tue esigenze, comodato d'uso, noleggio o acquisto. Aurora d'Agostino è in grado di fornire proposte complete, offrendo un'ampia scelta di prodotti in grado di migliorare la qualità dell'acqua del tuo rubinetto con una linea innovativa dal design esclusivo. I nostri miscelatori sono 100% italiani e rispettano le rigorose norme sui prodotti destinati al consumo umano. Inoltre disponiamo di tutti i tipi di erogatori a microfiltrazione e osmosi, oltre agli addolcitori per eliminare il calcare. Questa volta però vogliamo offrirti qualcosa in più. Un erogatore di acqua e caffè, un solo dispositivo dalle dimensioni ridotte che ti permette di scegliere contemporaneamente se gustare un ottimo caffè o se bere un bicchiere d'acqua pura, liscia, fredda o frizzante. Perché scegliere Aurora d'Agostino? Siamo la più grande realtà del Sud Italia, l'unica che ti garantisce assistenza H24 grazie ad un team di operatori altamente qualificati, sempre a disposizione, per fornire al cliente un servizio personalizzato, rapido e puntuale, con risposte e soluzioni efficaci. Questo è il segreto del nostro successo. Aurora d'Agostino, l'acqua ideale per tutta la famiglia. www.auroradagostino.it. Ci trovi in via dell'Artigianato 18, Satriano, Catanzaro. Info 0967 52 13 88. Via Ricci 2, Rende, Cosenza. Info 0984 82 53 16. E in tutti i centri commerciali della tua città. Siamo in diretta, collegata, abbiamo avuto un problema di collegamento via Skype, però ce l'abbiamo al telefono.
Oh, per la prima volta, credo, sindaco di Isalo Capo Rizzuto. Parliamo della riserva marina. Buon pomeriggio, sindaco. Buon pomeriggio a voi. Allora, peccato che non ci siamo riusciti nel collegamento Skype, ma ci vedremo alle Castella. E già la invito, già con la prossima settimana, noi registriamo uno speciale alle Castella, anche per parlare di rossiratori e di persone, del lavoro che si sta facendo. Una crescita importante per le Castella e tantissime serate speciali. Noi la chiamiamo Le Castelle insieme a Isola Capo Rizzuto, faceva parte delle cinque città del sole, no? Insieme a Soverato, Tropea, Diamante e Gerace. Allora, la città del sole che è Le Castelle, abbiamo mille immagini ed è normale che lei ci deve dire cosa state organizzando per questa stagione. Allora, dottor Polimeni, intanto io la ringrazio per questo intervento, per darmi la possibilità di intervenire ad una trasmissione seguita come la sua, e le faccio i complimenti per quello che fa, insomma, per il nostro territorio, per la nostra Calabria e per i calabresi. Grazie perché mi date la possibilità di parlare del mio territorio, del territorio che rappresento, di Isola Capo Rizzuto, della quale fa parte anche Le Castella. E quest'anno le diciamo che siamo abbastanza soddisfatti come amministratori per il lavoro che si sta facendo, perché stanno arrivando molti frutti di un percorso che noi abbiamo iniziato fin dal mio insediamento. Infatti, dopo due anni diciamo di attività, dopo due anni di lavoro, è arrivato il primo risultato, che è stato nel mese di maggio, i primi di maggio, che è stato il riconoscimento della bandiera blu. Bandiera blu praticamente che sventolerà su quattro spiagge, quindi non soltanto il riconoscimento di una località, ma su quattro, il vessillo sventola su quattro spiagge, tra cui appunto c'è anche quella di Le Castella. Ma c'è Mi anche faccio capire, le quattro spiagge sono quella di Le Castella, quella di Isola, sì. Mi quella, dice quella quali sono le quattro spiagge, dottoressa? Allora, Le Castella, Marinella, Le Cannella e Fratte, dove c'è una spiaggia rossa bellissima, che è una particolarità che probabilmente si trova soltanto a Isola Capo Rizzuto. Abbiamo avuto per il 12° anno consecutivo la bandiera verde, che è la bandiera che viene consegnata a quelle spiagge che sono a misura di bambino. E infatti, a tutela dei bambini, complimenti. Sì, quindi abbiamo avuto anche quello. Contemporaneamente, anche se non c'entra, però comunque è sempre diciamo uno dei traguardi che abbiamo raggiunto dopo tanti anni, abbiamo avuto il riconoscimento del Sinocchio IGP, e quindi i turisti che verranno a visitare la nostra terra potranno degustare, anche se questo non è proprio il momento, però potranno degustare diciamo i prodotti conservati fatti a base di finocchio. Quindi queste diciamo le prime conquiste che ci sono state nel mese di maggio. Poi c'è stata data la possibilità da parte del MITAC, attraverso una collaborazione con il comune di Isola Capo Rizzuto, di tenere aperto il castello aragonese per tutta la giornata, sei giorni su sette. Lei lo sa, dottoressa, mi scusi che la interrompo, per me è stato motivo anche di discussione negli anni passati sul castello, nei confronti del comune, ma dalle belle arti di chi doveva mettere nelle condizioni di aprire questo castello, e volevo capire che tutta la giornata, ma abbiamo anche personale che parla l'inglese, il tedesco, il francese. Allora, loro mettono a disposizione diciamo i loro dipendenti, quindi dipendenti del MITAC. Sì. Poi noi, praticamente proprio per dare la possibilità di tenerlo aperto tutta la giornata, cosa che il MITAC da solo non riesce a fare, mettiamo del nostro personale a disposizione. Okay. Prima di arrivare, come dire, alla conoscenza diciamo e a una guida multilingue, penso che ancora il percorso sia un pochino, non dico lungo, ma forse per quest'anno non ce la facciamo. Ci stiamo attrezzando comunque per dare dei macchinari, diciamo, quelli sono in quattro lingue comunque, delle audioguide. Quelle saranno in quattro lingue, verranno consegnate ai turisti, insomma, che vorranno visitare questo. Allora, parliamo un attimo, io conosco bene, stanno aprendo tanti locali, hanno aperto un locale la sera per l'aperitivo di fronte al castello. Io ho visitato delle imbarcazioni dove si fanno le incursioni e le escursioni in giro per quanto riguarda la riserva marina, con il vetro, quindi con la possibilità di vedere i fondali. Vuol dire, c'è un lavoro, Certosino, dove avete un grande potenziale
fare. Io prima di lei parlavo con il sindaco di Tropea, che negli ultimi 3 anni ha fatto cose egregie per la città. Io credo che Isola, insieme alle Castelle, possa ottenere gli stessi successi. Sì, il lavoro che stiamo facendo è un lavoro, come dire, faticoso, però stiamo cercando di mettere insieme tutte quelle cose, tutti quei tasselli, per dare un pacchetto, un'offerta turistica degna delle località di eccellenza, come appunto è Isola Capo Rizzuto. E per rispondere alla domanda che mi faceva prima in merito all'intrattenimento che ci sarà quest'anno, abbiamo cercato di costruire un cartellone di eventi soprattutto serali, ma anche di giorno, perché c'è l'intrattenimento, c'è l'animazione sulla spiaggia, ma gli eventi la sera sono davvero, insomma... Quali sono gli eventi per quest'estate? Allora, per citarne qualcuno, per esempio c'è Salmo, questa diciamo è una fascia di giovani più che altro, quindi Salmo, Irama, Fabrizio Moro, per andare poi ecco a concerti di classe, diciamo, come possono essere quelli di Mario Biondi, e poi anche la comicità, Panariello, Biaggio Rizzo. Ah, ci sarà Biaggio Rizzo, Panariello, beh, diciamo che è un bel cartello, eh? Poi serate di musica classica, il teatro, diciamo, con le diverse compagnie teatrali che faranno appunto se si... Credo che la postazione sia il porto, è vero, sindaco? Come, non ho capito, scusi. Il porto sarà la location? Sì. Facciamo vedere il porto, ragazzi, di Isola, di Le Castella. Prego. E poi per esempio la musica classica la facciamo proprio nello spazio che c'è sotto il Castello Aragonese. Allo stesso modo il premio Aragona, che ormai è arrivato alla 3ª edizione, per cui vengono premiati delle personalità che si sono distinte nell'ambito della letteratura oppure della medicina, insomma. È un premio che viene dato sul civismo, personalità che si sono contraddistinte perché hanno fatto delle cose egregie, diciamo, hanno portato il loro nome ad una conoscenza internazionale. Senta, sindaco, mi ricordo che negli anni c'è stato un momento che alcune località della Calabria si volevano staccare dai propri comuni. Il Catanzaro, Lido si voleva staccare da Catanzaro, Le Castella si voleva staccare da Isola, e tanti altri comuni della Calabria. Poi da 2 anni a questa parte, 3 anni a questa parte, non ne sento parlare più, vuol dire che è positivo. Allora, sindaco, che Le Castella, intanto ringrazio tutti gli operatori turistici, i ristoratori, tutte quelle persone che fanno un grande lavoro anche per quanto riguarda le pietanze, i ristoranti, ecco, ringrazio anche il ristoratore Mimmo e tanti altri che sono lì rinomati e riconosciuti nell'ambito della grande qualità e della cucina a base di pesce fresco. Guardi questa, io non so se lei in questo momento... No, non sono collegato. Però sicuramente il vice sindaco e la giunta sua, chi è il suo vice sindaco? Il vice sindaco è Andrea Lio. Ecco, Andrea, la giunta e tutti i cittadini potranno vedere una cartolina. In questo momento ho fatto un'inferma immagine di 3 turisti sdraiati in un villaggio lì di fronte con il castello come visuale, e credo che questa... Guardi, quando lei avrà modo di vedere, le manderemo anche il link della puntata. Questo fermo immagine, io immagino che tutta la Calabria e tutti i turisti calabresi stanno godendo di quelle 3 turiste che hanno un panorama, una visuale, una bellezza storica come il castello di Le Castella, che è unica anche nel suo genere. Ecco, vede, io mi esalto per la bellezza del mio territorio, che è il suo territorio. E viviamo, noi diciamo, alla scoperta del paradiso Calabria, e qui devo dire. E allora, sindaco... Dottor Polimani, se mi permette... Vorrei fare una battuta, insomma, a proposito di quello che diceva prima, a proposito del fatto che alcune località si vorrebbero staccare rispetto ai propri comuni. Sì. È una discussione che c'è stata negli anni passati, però ormai si va verso l'accorpamento anche tra comuni, no? Certo. Si va verso le aree vaste. Quindi, insomma, diciamo che questa è una discussione che appartiene al passato. Personalmente ritengo che non soltanto ci dobbiamo tenere stretti le nostre frazioni, ma secondo me dobbiamo iniziare un'opera di collaborazione, cooperazione anche con gli altri comuni, perché se io riesco a mandare i miei turisti, quelli che arrivano sul nostro territorio, e gli dico guardate che anche Tropea è bella, quindi riusciamo a fare dei collegamenti con dei canali di comunicazione per far visitare anche le altre terre,
Secondo me soltanto in questo modo riusciamo a creare uno sviluppo serio della regione Calabria nel suo insieme. Senta sindaco, c'è un messaggio ed è un messaggio che immagino che lei condivida, perché immagino anche lei, lasciami quell'intervista poi dei tre turisti, sì. Allora, dice questo messaggio: credo che i sindaci devono ringraziare i calabresi e i social, sono stati i calabresi a fare una giusta e reale pubblicità a questa meravigliosa terra. Io condivido che i social hanno aiutato molte località, un click lo pubblichi su Instagram o su Facebook e da lì diventa virale anche una bellezza, come certo, lo fa tutti certo. I giorni la Sardegna con il mare limpido che trasmette attraverso i social. È d'accordo, sì? Sì, certamente sono d'accordo, perché insomma la migliore pubblicità è il passaparola, no? Quindi insomma le foto che vengono fatte davanti al nostro castello Aragonese sono sicuramente un veicolo straordinario che incuriosisce tanta gente che magari noi attraverso i nostri canali non riusciamo a raggiungere. Ecco. Non dimentichiamo che negli anni il castello, Tropea, le immagini di Tropea, le immagini di la bellezza di Chianalea, dell'Arco Magno, la regione Calabria li usa come bellezza naturale da promuovere il nostro turismo nel mondo. Ecco, questo va detto. Sindaco, io la ringrazio, quindi dobbiamo stabilire. Intanto voglio sapere i posti letto, che quanti posti letto abbiamo? Allora, noi abbiamo oltre 35.000 posti letto. Non ho capito, mi ripete per favore? 35.000. Sicura 35 del numero? 35.000? Sì. 35.000 posti letto a Isola Capo Rizzuto? Sì, con il villaggio, naturalmente. Dottoressa, è la prima volta che sento un numero così alto in Calabria. Mi vuole un attimo nel dettaglio spiegare da dove arrivano questi 35.000 posti letto? Allora, se consideri, soltanto su Castella praticamente ci sono tre villaggi. Allora, parliamo prima delle strutture alberghiere, poi parliamo delle case e dei B&B, oppure dei B&B e delle case. Allora, strutture alberghiere, sulle caselle ci sono tre villaggi. Quanti posti? No, dico soltanto tre villaggi, ma quelli che mi vengono in mente in questo momento, per esempio Praia Longa c'ha 7.000 posti letto. Praia Longa 7.000 posti letto? Sì. Poi? Poi c'è il resort che mi pare che sia parte sempre all'interno di Praia Longa, poi c'è il Tucano che ne ha altri 3.000 e poi ci sono Baia degli Dei e poi gli altri villaggi. Insomma. Baia degli Dei quanti posti ha Baia degli Dei? Adesso non nel dettaglio. Ma siamo non intorno ricordo, ai 1.000 posti. Siamo intorno ai 1.000 posti, Baia degli Dei. Comunque, forse qualcuno in meno. Qualcuno in meno probabilmente. Poi c'è l'altro villaggio accanto a quello del Baia degli Dei. Sì, poi c'è l'IGV, diciamo, esatto. E quindi anche quello, insomma, si attesta. Quindi lei calcola, lei sta parlando dei residence, dei villaggi, dei residence che ci sono, tipo il Tucano ed altri, insieme a anche, mi pare che quest'anno ha aperto il Valtour a Isola. Allora, doveva aprire, però poi non ce l'ha fatta, all'ultimo momento non ce l'ha fatta, ma anche lì praticamente andiamo verso il migliaio, un 1.200 mi pare, 1.200 posti letto ci siano lì. Beh, diciamo che Isola Capo Rizzuto è tra forse le città turistiche con maggiore posizione e posti letto, credo, in Calabria. Credo di sì. Forse sia al primo posto, credo. Senta. Allora, noi negli anni e nel tempo abbiamo avuto talmente una proliferazione, diciamo, di villaggi e poi di campeggi e poi ci sono stati gli alberghi e quindi, insomma, tutto questo naturalmente ha portato man mano a questo numero, insomma. Beh, poi noi stiamo mandando delle immagini, dottoressa, del castello con il drone, ma anche dei battelli che... Il battello con i fondali, abbiamo un battello dove fanno le escursioni, certo. E si buttano anche in acqua. Concluda lei anche con i fondali e la riserva di Isola Capo Rizzuto. Va bene, allora diciamo che l'area marina protetta, insomma, poi è la ciliegina sulla torta. Tutto, come dicevo prima, tutto è necessario per offrire un pacchetto turistico ai nostri turisti, a chiunque voglia visitare la nostra terra e il nostro territorio, per dire che c'è il mare, c'è la qualità delle acque, c'è il mare, come dire, a misura di bambino,
ci sono i monumenti, c'è la buona cucina, quindi insomma tutti gli ingredienti per un'offerta turistica d'eccellenza e perché i nostri turisti trascorrano allegramente, diciamo con serenità e in totale relax, una piacevole vacanza e per portare il nome della Regione Calabria in termini positivi di nuovo a casa. Bene, Sindaco, grazie per la disponibilità. Grazie. Peccato che abbiamo non c'è stata la possibilità per problemi tecnici. Mi dispiace, del collegamento Skype, di però ci vediamo direttamente ci vediamo prossima settimana alle Castella. Grazie Sindaco. Perfetto. E nel frattempo grazie, io grazie sì. A lei. Ok, grazie, salutiamo il Sindaco, però nel frattempo concludiamo con una chicca per darvi l'idea e così il Sindaco o meglio anche la Giunta e tutti gli amici di Isola Caporizzuto, di Le Castella, della Calabria, guardate come io ho goduto di questa intervista, di queste tre turiste. Con la... Vi ricordate quella foto che vi ho fatto vedere che era una faccia? Ce l'hai di nuovo quella foto? Se ce l'hai, se no non ha... se è un problema non... mandiamo l'intervista. Ce l'hai? Ma dove vivete? Io Torino, Cosenza. Ma calabrese di origine? Io Cosenza. Cosenza? Origine calabrese. Calabrese? Milano. Milano, beh immagino, ma Milano-Milano? Sì. Lombarda-Lombarda? Beh, Lombarda di nascita no. Diciamo che ce ne sono pochi ormai. Lombardi-Lombarda. Sono rimasti in pochi. Pochi, com'è questa vacanza? Benissimo. Allora signora, da Milano mi racconti, mi rappresenti, guardi, lei c'ha uno scenario e un stupendo. Guarda Maurizio, da se tu vieni... più di 20 anni che veniamo se qua, se tu vieni di qua, guardi di spalle, guardi di quinta, la signora perché... che parla e mi fa anche bagliare. Come lo rappresenta, come lo racconta, vai. È bellissimo, siamo qua, beate, che prendiamo il sole con uno scenario con lo, il castello. È da paradiso. Paradiso, veramente. Immagino. Ecco, qua... poi avete il piede a mollo, come si dice. Certo, anche perché la Carnagione non consente di prendere il sole forte. Forte. E quindi ci avvaliamo dell'acqua del mare. Quindi Milano, Torino, ma la signora vive a Torino proprio? No, Giaveno, un paesino vicino. Ah, un paesino vicino. Vicino. Immagino tanti calabresi fresco. Di ritorno, no? Sì, ormai si può dire tanti anni che sono fuori di qua. Per un attimo dimentichiamo il Covid, per un attimo, sì? Come lo sta vivendo? Un po' di paura c'è. Paura c'è? Sì. Questo ritorno, pensi un po' in Spagna 20.000 casi, ieri solo 2.400 sì, casi. Solo? Sono tanti, eh? Sono tanti? Sì. Diciamo è la nazione vicino all'Italia, eh? Sì. Questa sì. Paura del Covid a settembre? Tanta incertezza, speriamo che non chiudano ancora, perché sennò Milano è proprio KO. Finita, KO. Finita. Il lockdown sarebbe il fallimento dell'Italia? Sì. Eh sì, perché se il nord cade... No, cosa io sono fa? Un insegnante a settembre in pensione. Ah, lei insegnante a settembre in pensione e gli fa anche l'ombrello? Eh? No, ho visto che ha fatto l'ombrello. No, nel senso che ho scelto in pensione per fortuna in un periodo non bello. Non bello, perché eh? Ci sono per la scuola tante incertezze, cioè... come si sta a distanza. Il rapporto che aveva con i suoi ragazzi durante il lockdown? No, i miei erano piccolini. Piccolini. Quindi didattica a distanza, attraverso il computer e basta. Le preoccupazioni dei bambini quante? Tante? No, volevano ritornare a scuola, vedere i loro amici. È stato brutto, veramente brutto. Molto brutto, devo dire la verità, per loro e anche per noi insegnanti. Senta, ma come sta godendo? Da quanto tempo gode il sole della Calabria? No, da cos'è? 20 giorni? 20 no, giorni. 15 giorni. Eh beh, no, sì. 15 giorni. La vedo insoddisfatta. No, anzi, è l'incertezza poi di settembre. Vuole continuare la vacanza? Magari. Quanti magari, giorni ancora? Magari, però ci tocca il marito e figli a scuola. Devono rientrare? Sì, per forza. Ecco, sì. Invece la signora come ce la racconta questa Calabria? È bellissima, il mio paese. Ma lei vive a Cosenza? Sì, io vivo a Cosenza. Vengo... Però è lei di Le Castella? No, sono di Cosenza, cosentina. Ma vengo qui da 14 anni. È vero, anni. Diciamo che la vacanza di molti cosentini spesso rimane nella stessa Calabria. Sì, è vero, è bellissima, quindi l'abbiamo a un passo. Alle volte cerchiamo quando ci rendiamo conto che il posto più bello è nella nostra terra, valutiamo che spesso facciamo delle cose sciocche, no? È vero, è vero. Abbiamo forse è un modo anche per uscire fuori dalla regione per respirare un'aria diversa? Eh sì, certo, però la nostra Calabria è tutta da scoprire, è bellissima. A parte Le Castella, che zona frequentate?
Diciamo il Tirreno in questo momento San Lucido Paola è un po' rovinato. È vero, però ci sono tanti bei posti, ci sono dei borghi stupendi anche lì, anche se il mare è rovinato. No, il mare purtroppo non sta dando belle notizie. No, purtroppo no. Cosa fa nella vita? Insegnante. Pure lei? Ah, cioè, com'è che... scusi, pure lei insegnante? No, no, in pensione. No, è in pensione. Quindi è un raggruppamento tra insegnanti. Siamo amici ormai da tanto tempo, ci troviamo sempre qua. Confidate, quindi... raccontate anche certo, di tutto. La parte anche lavorativa, no? Certo, anche. Sì, sì. Torino dove? Diceva paese? Giaveno. Tanti calabresi lì? Molto... Accogliente, tranquillo. Durante il lockdown com'è stato? È stato in casa. A casa? In casa, molto controllato, sotto controllo. Molti scendendo giù in Calabria hanno provato un senso di libertà, quasi di liberazione dal Covid. Beh, così... logico, anche perché si vede che qui comunque sembra che il Covid non c'è stato. È vero? Sì. Beh, lei calcoli che i casi in Calabria ieri erano 13. Ecco, da noi Torino... ne abbiamo avuti tanti sì. Quindi per abbiamo una buona vacanza. Grazie, è una bronzatura di 20 giorni questa. Beh, io sono da luglio qua. Ah, da luglio, signora, non lo dica a nessuno? No, però... Non lo dica a nessuno? Luglio sono venuta perché ho avuto Come dice la canzone, luglio col bene... Bene che ti voglio. Gliela mandiamo in onda, luglio certo, col bene che ti voglio, regia. Va bene. La dedichiamo alla signora... Filomena? Filomena, luglio col bene che ti voglio. Grazie. Ancora un mese di vacanza? No, fino al 7 settembre. Quanto? 7. Allora, si accontenta di poco, signora, un po' di vergogna. No, sono in pensione, posso farmelo. È in pensione, lei dice, posso fare quello che voglio. Ho già dato fin troppo. Bene, musica in luglio, perché no? Grazie a voi. Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterà, yeah, 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 yeah. Anche tu in riva al mare, tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più, vieni da me c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore. Se tu non sei con me, luglio si veste di novembre, se non arrivi tu, yeah, 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 yeah. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più, yeah, 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 yeah. Ma perché in riva al mare non ci sei? Giorni e ancora non sei qui, vieni da me c'è tanto sole ma ho tanto freddo al cuore, se tu non sei con me, luglio stamani al mio risveglio non ci speravo . Nell'incantevole scenario naturale della Costa Viola, incastonato nello splendido borgo di Scilla, il Miramare Scilla Grand Youth Hostel è la scelta ideale per chi cerca una vacanza all'insegna del relax, del benessere e del divertimento. Ambienti eleganti e moderni, camere ampie e luminose dotate di ogni comfort, con vista mare direttamente sullo stretto. Una terrazza panoramica dove ammirare un tramonto dai magici colori, gustando cocktail e aperitivi in un ambiente molto chic. E per i più piccoli, un'area baby pensata per il loro divertimento. Se invece stai pensando di trascorrere una vacanza in tutta libertà, scegli la Casa Vacanze, un accogliente, confortevole e spazioso trilocale, comodo ed accessoriato, ideale per una famiglia, perfetta per le coppie e anche per un gruppo di amici.
Miramare Scilla Grand Youth Hostel, punto di partenza per escursioni, gite e passeggiate, immersi nei meravigliosi colori della natura, alla scoperta di Scilla e dintorni. Una vacanza, infinite emozioni. www.miramarescilla.it. Seguici su Facebook e Instagram. Da un'idea di Luigi Verrino, nella Milano degli anni 60, prende vita la Calabro Parati. All'inizio è un piccolo negozio di vernici, successivamente viene trasferita in Calabria, dove diventerà un marchio di eccellenza nel settore dell'edilizia. Con il tempo le redini passano al figlio Claudio. Il risultato è una gestione perfetta in linea con i principi del suo fondatore. Ricerca dei materiali, qualità dei prodotti e rispetto per il personale. Oggi siamo alla terza generazione con Christian, che con impegno e passione porta avanti l'azienda, guardando al futuro e utilizzando nuove tecnologie. Calabro Edilizia fornisce tutto per la casa e per l'impresa, dal pavimento al portone blindato, dall'isolamento termico a quello acustico, dal cartongesso alle pitture. La Calabro Edilizia è formata da un personale altamente qualificato e si distingue per velocità e puntualità nel fornire servizi e materiali. I nostri clienti sono la cosa più importante. Ti dimostreremo che hai fatto la scelta giusta affidandoti a noi. www.calabroparati.it. Viale Magna Grecia 60, Catanzaro. Info 0961 63 324. Dal 1980 lo studio radiologico di Siderno lavora nella diagnostica per immagini con un'offerta di servizi e prestazioni erogabili anche in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale. Da noi è possibile effettuare risonanza magnetica a 3 Tesla per lo studio dell'encefalo e del midollo, risonanza magnetica aperta ad alto campo, risonanza in ortostatismo, TAC alta risoluzione e mammografia con ricostruzione tridimensionale. Siamo dotati di un ecografo detto Supersonic che individua tumori di piccole dimensioni, punti di forza, tempi d'attesa bassi e possibilità di sedazioni anestesiologiche anche per bambini. www.studiorad.it. Info 0964 38 21 11. Salva la tua estate con la convenienza di Expert. Expert Carbone offre ai propri clienti prodotti delle migliori marche nei settori dell'informatica, telefonia mobile, TV, smart TV, grandi e piccoli elettrodomestici per la casa, la cucina e la cura della persona. Expert Carbone offre un accurato e competente servizio sia nel momento dell'acquisto che nella fase post vendita, grazie a uno staff giovane, attento e altamente qualificato, in grado di soddisfare anche i clienti più esigenti. Gli esperti hanno selezionato solo il meglio del mercato. Sfoglia il volantino sempre aggiornato, scegli i prodotti più adatti alle tue esigenze e scopri le tantissime offerte che Expert Carbone ha pensato per te. Novità! Da Expert troverai uno spazio riservato agli esperti della casa. Casa Nova, per vivere la tua casa ogni giorno con stile ed eleganza. Visita il nostro sito web expertcarbone.expertonline.it e le nostre pagine Facebook per rimanere sempre aggiornato con le nostre grandi promozioni. Torniamo in diretta perché abbiamo collegato con noi da Murano Calabro, pensate, Tropea, abbiamo fatto Isola Caporizzuto con le Castella, Gambari di Aspromonte con il sindaco Francesco Marana, adesso siamo a Murano Calabro e lo vedo collegato. Come stai, caro? Buon pomeriggio. Un attimo che... Ah, finalmente abbiamo fatto il collegamento perché avevamo qualche problema, mi diceva la regia. Come stai, sindaco?
Ma abbastanza bene, diciamo abbastanza bene, soffro il caldo come tutti, ma abbastanza bene. Allora, diciamo. Io ho visto una locandina che tu vedi in questo momento che è legata a quella che è la promozione e ci siamo, abbiamo un appuntamento che ci dobbiamo vedere a Murano per fare uno speciale con te, Sindaco. Quando vuoi sei sempre il benvenuto, anzi ti aspettiamo, ti attendiamo. Come vedi, come uno dei borghi più belli d'Italia stiamo cercando di far sì che lo slogan, la Calabria straordinaria, possa realmente invece essere Calabria straordinaria. Penso che Murano possa... No, fa parte della Calabria straordinaria, è uno dei borghi più belli d'Italia, sì. Veramente io lo conosco, ci sono stato tantissime volte, è affascinante. Poi d'inverno quando c'è la neve è il famoso presepe, no, Sindaco? Sì. Sì, sì. E per cui partiamo sin dal mese di luglio con la programmazione alla quale tu facevi riferimento. Abbiamo la programmazione, abbiamo la programmazione. Sì. Un attimo, ecco qua. Sì. Eventi estivi, 22 sagra del Tartufo. Sì, 22 luglio, ma partiamo prima il 15 luglio con la festa della Madonna del Carmine, il 16 ci sarà Donatella Rettore in concerto, quella che ti ho inviato naturalmente è la bozza della programmazione. Ho capito, vediamo che il 23 c'è la mostra fotografica, il 15 luglio banda, il 16 Rettore, poi lì ci sono tanti avvenimenti che crea anche nei borghi, Torre Studio, nei borghi e nella bellezza del territorio crei anche delle belle passeggiate. Tra l'altro l'aria di sera è veramente fresca lì. Abbastanza, questo periodo sicuramente sì. Poi tra l'altro, come sempre, stiamo ricevendo molte visite da parte dei nostri affezionati visitatori, per cui vi invito tutti a Murano a partire da luglio, ma poi avremo l'agosto in uno dei borghi più belli d'Italia con il ritorno della festa della bandiera. Ecco, io mi pare che siamo rimasti, Sindaco, scusa che ti interrompo, che noi ci vediamo anche alla festa della bandiera. Che sì, giorno è la festa della bandiera? Quest'anno, proprio per far sì che torniamo alla normalità dopo il Covid, la faremo il 19, 20 e 21, 18, 19, 20 e 21 agosto. Bene. Ma in via eccezionale, perché sennò però di devi mandare la programmazione ufficiale, per favore. Sì, la programmazione ufficiale è, come si dice, soggetta a cambiamento per via del fatto che finalmente Murano è attenzionato nelle risorse del FUC, del Ministero della Cultura, oltre che anche di alcuni finanziamenti della Regione Calabria. Quindi questo ci porta ad avere più eventi, ma anche un attimo di come si dice, di trambusto nella programmazione. Quella di luglio è terminata con il Murano Mirare le Stelle, di cui tu hai fatto vedere diciamo la locandina, quella di agosto te la manderemo a breve, ma soprattutto vogliamo che tu sia presente e colgo in maniera positiva, ti invito ufficialmente a partecipare nei giorni della festa della bandiera, questa rievocazione storica che finalmente è stata riconosciuta dal Ministero della Cultura attraverso il FUC come una delle rappresentazioni storiche più importanti d'Italia. Niccolò De Bartolo, sindaco di Murano Calabro, e noi ci saremo alla sicuramente festa della bandiera. Mi sai dire gentilmente quanti posti letto a Murano Calabro? Se io mando un turista adesso a Murano, ci stanno ascoltando da tutta la Calabria, non solo, anche attraverso streaming in tutto il mondo. Chi viene a Murano, a parte gli agriturismo, cosa può trovare? Abbiamo il Parco del Pollino e tante altre cose. Cosa possiamo trovare? Dove andiamo a dormire? Quanti alberghi abbiamo a Murano? Ricordiamo che Murano è legata a Castrovillari anche. 7 chilometri da Castrovillari, poi siamo diciamo nel cuore del Parco del Pollino, a Contrada Campotenese ci sono anche delle come si dice, delle strutture che possono ospitare dei visitatori, siamo a 5 siamo a il territorio di Murano. Io non dico che l'offerta a 5 chilometri dal territorio è una contrada di Murano, lì dove c'è la porta del Parco del Pollino, dove sorge adesso la catasta, la famosa catasta, c'è da quest'anno anche la principessa come residence per chi volesse trascorrere qualche giorno appunto all'interno del Parco Nazionale del Pollino. Nel territorio di Murano abbiamo due alberghi. Quali sono i due alberghi?
ah, di cui uno ricordo che è l'amico mio Pasquale, Pasquale. Anche di conoscere, sì, è il piacere anche di conoscere. E c'è un altro albergo proprio all'interno del centro. Come si chiama quello dell'amico mio? L'albergo, come si chiama quello dell'amico mio? Ecco, Pasquale. Pasquale Vacca, Vacca, è giusto, sì, Pasquale Vacca. Sì, sì. Sì. Quello è proprio all'ingresso di Morano, vicino al comune, vicino alla chiesa della Maddalena. Ne abbiamo un altro all'interno del centro storico che si chiama Meruo, che sta riscuotendo molto successo. Poi ci sono dei B&B, dei B&B anche. Solo un albergo, stiamo parlando di alberghi anche di una certa importanza dal punto di vista di stelle, questi qui. Poi ci abbiamo i B&B, abbiamo gli agriturismi, la Locanda del Parco che è uno degli agriturismi più famosi, e quando venite a Morano non dimenticate di visitare il Parco della Lavanda che si trova a Campotenese ma sta riscuotendo veramente un successo importante, porta molti visitatori anche a pernottare nel nostro comune. Scusa sindaco, velocemente, poi ci possiamo. Se io vengo a Morano, il turista che viene a Morano, la prima cosa, la prima tappa, tre tappe che deve fare il turista a Morano, quali sono? Tre tappe che deve fare sono poche, ma diciamo intanto la bellezza artistica culturale con le chiese, quella di San Pietro della Maddalena e di San Nicola che racchiudono le opere del Bernini ed altre opere importanti, deve visitare i monumenti, quale il Castello Normanno e il Complesso di San Bernardino, può visitare i musei, tra cui quello dell'amico Bloise con la rivisitazione della fauna degli animali del Parco Nazionale del Pollino, può e deve visitare il Parco della Lavanda a Campotenese e deve fare per forza una visita al Colle Gaudolino all'interno del Parco Nazionale del Pollino per intanto assaporare la tranquillità di questi posti, parlo della montagna, ma anche per poter godere di un'aria non indifferente. Non manca cosa fare, noi ci stiamo attrezzando perché vogliamo sempre offrire di più, stiamo provando a installare un parco avventure a Campotenese, stiamo provando a rivitalizzare anche il percorso turistico sportivo. Non posso dire che troverete la pista ciclabile perché purtroppo ne troverete solo una parte, ma devo dire che da qui a breve potrete anche fare una bella visita in bicicletta a partire da Morano per arrivare a Campotenese e quindi visitare il parco con un occhio diverso, anche un po' sportivo, che però consente la visione anche attraverso cannocchiale e binocoli, come vedrai nella locandina del Morano a Rimirar delle Stelle, apprezzare il panorama. Senti, bello che c'è nel nostro paese. Io la cosa che posso constatare, ascoltami Nicolò, la cosa che posso constatare, a parte i vicoli antichi, a parte quel rudere perché c'è questo castello, ma la cosa che tu, una volta che io mi ricordo una scena, te la devo raccontare perché è storica questa scena. Io ero a Telespazio, parlo buonanima di Telespazio, oggi abbiamo una nuova Telespazio, con due operatori di ripresa. Io sono uno che cammina molto e a un certo punto un operatore di ripresa era con una telecamera da 15 kg, stiamo parlando negli anni 2000, parliamo di 20 anni fa, 22 anni fa, arriviamo sotto Morano, tu sai che i vicoli tu appena vedi che ci sono quelle salite ripide e ti viene un attimo il fiatone solo a guardare. A un certo punto l'operatore mi fa, questo operatore che si chiama di nome Maurizio, mi dice, prende la telecamera e dice io mi fermo qui, e praticamente mi ha mollato, ha fatto sciopero in quel momento. In quell'occasione, ha preso l'aiuto operatore, ha preso la telecamera, che è Antonio Bruni che ci guarda da casa in questo momento. Dimmi. Lo salutiamo e gli diciamo che questa volta è più semplice, perché abbiamo creato anche un percorso turistico che si chiama appunto Morano Straordinaria, che è fattibile per tutti e che ti fa godere anche dei vicoli di Morano senza avere una forma fisica eccellente come la tua, perfetto. Diciamo così.
Perfetto. Allora dicevo che quindi io diciamo il problema non ce l'ho perché faccio chilometri, ma chi non riesce a seguirci, c'è questa pista, questo percorso che il sindaco ha stabilito. Grazie Nicolò, grazie dell'occasione. Ci vediamo a Morano, grazie per l'opportunità, un abbraccio, un saluto alla Giunta, a tutti quanti, agli amici di Morano Calabro, posto fantastico, meraviglioso, chi va lì, credetemi, se vi fate un weekend e vi riposate, avete bisogno veramente di trovare la tranquillità, la cultura, la storia, la bellezza, il paesaggio, che vi devo dire di più. Ciao Sindaco! Grazie. Ciao, vi aspetto a Morano. Grazie. Torniamo in studio. Allora, veramente fantastica Morano. Guardate amici, io veramente sono felice quella di poter fare 12.000 chilometri al mese solo in Calabria. Sono da, io faccio l'anno 100.000 chilometri almeno. Ed è una, c'è una situazione legata al nostro percorso e quindi siamo, ecco. Alle volte tu un mestiere, una professione, la scegli per la tua natura, per come tu sei fatto. Voi immaginate un Lino Polimeni impiegato? Mi sembra il film di Stallone. Con tutto il rispetto per gli impiegati e per il posto statale, non mi viene in mente il timbro di Zalone. Cioè, voi immaginate una persona come me in un'attività commerciale che fa il commerciante? Con tutto il rispetto per i commercianti e gli imprenditori, perché poi, e io sono quello che deve stare sempre a contatto con tanta gente, deve conoscere, deve girare, è proprio nella mia natura. Tu mi blocchi, mi fermi e hai ucciso Lino Polimeni. Se volete bloccarmi, non mi fate muovere più, io ho finito di vivere, perché è una cosa che amo, girare, conoscere, incontrare la gente, abbracciarla, salutarla. È vero che quello che sta accadendo, amici, con il Covid è veramente è una cosa inverosimile. Cosa sta accadendo? Volete che vi dico la verità? Allora, secondo me, su 10 italiani, 5 sono contagiati. Molti di questi non lo comunicano neanche e spero chi ha la febbre che lo possa comunicare. Però chi non ha la febbre dicono che può uscire con la mascherina, eccetera. Secondo me c'è mezza Italia infettata con Macron 5, eccetera. Quindi attenzione, molti stanno ritornando alla mascherina. Non voglio fare terrorismo attraverso l'informazione, ma è sfuggita di mano il controllo. E ormai con chi parli, anche con i farmacisti, con i dottori, dicono, secondo noi, qui dentro ci sono 20 persone, su 20, 10 sono con il Covid. Io credo che molti non fanno più neanche il tampone, perché hanno paura di essere positivi, e, come si dice, asintomatici o senza febbre, e quindi non. Ma voi immaginate, con tutto il rispetto, e sapete cosa sia, la gente ha paura di rimanere chiusa 10 giorni in casa con 40 gradi che ci sono fuori e impazzisce. Sono 3 anni che qui non si capisce più nulla, amici italiani. Stiamo impazzendo tutti quanti. Avete visto che sono ritornati i virologi in televisione? Si rivedono di nuovo tutti quanti. Quindi, pandemia, crisi economica, triplo delle bollette, l'energia che aumenta, la guerra, della guerra non ne parla più nessuno perché siamo assuefatti anche dei morti in Russia e in Ucraina. Cioè, voi immaginate come siamo noi umani, no? Ormai la notizia è vecchia, della guerra non se ne parla più. Ora stanno ritornando i virologi in nazionale di nuovo e a settembre, ottobre... No! 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 Non ne possiamo più! E allora, qual è la verità? La verità, la sapete voi italiani, ci fanno il lavaggio del cervello. Quindi attenzione. Voglio parlare di un locale, una chicca. Prima mandate lo spot, perché questo locale merita tantissimo. È Soverato, è sushi. Ma sentite cosa dice l'amico attraverso il collegamento. Sono l'idea parte da Riva del Sole, perché già l'anno scorso i nostri chef proponevano appunto questa tipologia di cucina su Riva del Sole e abbiamo visto che insomma è stata apprezzata un po' da tutti. Abbiamo deciso di dare una continuità. Il locale si chiama Savotage Boteco do Sushi Brasileiro. Andiamo a proporre prevalentemente sushi. Abbiamo sia una linea di sushi brasiliano che appunto si differenzia dal sushi giapponese,
appunto per le salse fatte a base di frutta esotica eccetera, poi andiamo anche su un classico giapponese, sushi classico, poi andiamo a proporre appunto anche per dare un'alternativa al sushi dei piatti tipici brasiliani come la picanha con la carne brasiliana che sta andando molto ultimamente, poi per andare anche sui grandi classici come gamberi in tempura, edamame eccetera, abbiamo anche aperto un angolino come lounge bar a proporre dei cocktail a tema, sempre fatto sempre a base di esotica eccetera. In via Olimpia 24 c'è Saudaz, ecco questo, ecco, carne e sushi giapponese rivisitato con chef italiani, grande pulizia, un locale eccellente, ve lo garantisce Lino Polina, io ci sono stato lì dentro, ho visto, ecco qua, l'indirizzo, andate www.saudazsoverato.com 0967 63 33 95, dentro c'è Mattia, un grandissimo amico che tra l'altro vengono da questo Riva del Sol, questo locale a Santa Caterina che è un villaggio splendido che è tra i 10 villaggi più frequentati e gettonati in Italia, quindi la storia del turismo c'è. Allora amici, possiamo un attimo continuare, cosa abbiamo ragazzi? C'è la pubblicità, la pubblicità. E allora grazie ancora. Ricordiamo che il 393-7728-223 per segnalarci gli avvenimenti in tutta la Calabria. Lino Polimeni in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 14.30 alle 16.30, rigorosamente in diretta. Replica a mezzanotte dal lunedì al giovedì, il venerdì in prima serata alle 21.30, il meglio domenica alle ore 21, alla scoperta del Paradiso Calabria. A frappè! È difficile rinunciare. A Caffè Guglielmo è impossibile. Caffè Guglielmo è molto di più di un semplice caffè. È il risveglio al mattino. È l'energia che dà il via al lavoro. È il desiderio di una pausa relax in buona compagnia. È una ricarica di gusto per il palato. Caffè Guglielmo è una combinazione di aromi e sapori dal gusto intenso e deciso. Nei nostri store troverai tante idee regalo, le confezioni speciali, le caramelle e le nostre delizie al cioccolato e ovviamente tutte le miscele Guglielmo in capsule e cialde, oltre a un'ampia scelta di bevande per tutti i gusti. Disponiamo delle capsule monodose compatibili con i sistemi Nespresso, Lavazza a modo mio, Dolce Gusto e Lavazza Espresso Point. Per avere un caffè buono è indispensabile una buona macchina da caffè. Scegli quella più adatta a te come le nostre macchine a capsule, pratiche ed eleganti per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è semplice e veloce. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere il pulsante. In pochi secondi la bevanda calda e aromatica è pronta. Il modo migliore per rendere perfetto ogni momento della giornata. Caffè Guglielmo, solo per veri intenditori. www.caffeguglielmo.it. Siamo al Granatore, uscita autostrada a Palmi. Benvenuto Lino, dal latte dei bufala nascono i nostri prodotti, quali la treccia di bufala, i bocconcini o la mozzarella, ma anche dei prodotti innovativi, quali la caciottina muffettata bianca, la ricotta di bufala, i cannoli farciti con la ricotta di bufala. Sono la fine del mondo, i cannoli è una cosa veramente pazzesca, veramente, vai! Abbiamo inoltre realizzato lo yogurt di bufala, nonché la crescenza di latte di bufala, le burratine e dei formaggi, diciamo, stagionati, queste sono delle riserve. Inoltre il nostro la novità, il nostro blu di bufala. Siamo stati in Francia a Roqueforti a imparare questo formaggio, ha delle venature blu, per questo prende il nome di blu di bufala. Caciocavalli di bufala e formaggi semi stagionati.
È un grande successo. A Palmi, il Granatore, vi aspettiamo. Sapore autentico, materie prime selezionate e attenzione alla produzione sono gli ingredienti che fanno dell'azienda Facino Specialità Gastronomiche un'eccellenza del gusto. Situata nel cuore della Calabria, realizza specialità per tutti i palati attraverso la lavorazione di prodotti freschi e genuini, avvalendosi di attrezzature moderne per portare sulle nostre tavole il meglio delle ricette della tradizione calabrese. La nostra ampia scelta di prodotti artigianali spazia dalla linea mare alla linea terra, dalla linea salse e patè alla linea sughi pronti di mare e di terra e, per i più esigenti, linea verdure cotte. Le nostre nonne ci hanno cresciuto con le loro ricette genuine. Oggi siamo noi a farlo, grazie all'amore per l'arte culinaria. Provaci, gustaci, non potrai più farne a meno. Ci trovi nei migliori supermercati della tua città. Gli standard qualitativi sono garantiti dal sistema HACCP e dalle certificazioni ISO 9001, BRC, IFS e dal bollo CE. www.facino.it, info 0962 93 16 98. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Cittanova, Reggio Calabria, 0966 65 5606, www.stoccoestocco.com. E allora eccoci qua di nuovo, dammi la posizione del raggio di sole alla scoperta del paradiso, qui, ecco, però il posizionamento, se me lo posizioni meglio con la telecamera, può darsi che lo sistemiamo un po' meglio. Allora torniamo alla scintilla e poi mi dai l'altro sole. Allora ragazzi, la cosa importante che noi di solito facciamo è quella di divertire la gente anche con la bellezza, perché quando gli occhi godono della bellezza naturale, del paesaggio, delle strutture. Vedete, io sono felice perché continuo a fare il mio mestiere, continuo a fare la mia professione. E tu, quando io parlo con tanti amici che ci seguono, io parlo con gli impiegati statali, imprenditori, chiunque, chi lavora. Ecco, c'è gente che va a lavorare e si fa il segno della croce prima di entrare in azienda o di entrare al comune, alla regione, in provincia, in un'impresa, perché la vive male, quell'ambiente lo vive male con il lavoro. La cosa più bella per una donna e per un uomo che lavora è amare il proprio lavoro e farlo con grande gioia, senza guardare l'orologio. E io mi ritengo fortunato in questo, per la professione e il mestiere che faccio, perché è un mestiere che amo, è un mestiere che faccio volentieri e lo vedete che sono sempre felice, a parte quando mi arrabbio con l'articolo 21 delle inchieste, però io godo di questo lavoro e mi ritengo un uomo fortunato. Lavori 12 ore, 16 ore, 18, non mi interessa, perché non è il denaro in questo caso che è importante in quello che io faccio, ma è come lo faccio, è quello che ci metto nel mio lavoro, la passione, l'emozione, la gioia, l'umiltà, le cose che la gente riconosce in quello che facciamo. Allora io, amici miei, telespettatori calabresi e non solo, anche telespettatori italiani che ci seguite, vi dico grazie.
Grazie per la fiducia che giornalmente mi concedete nel seguire i miei progetti. Posso anche sbagliare e chiedere scusa, capita, perché poi voglio dire, non è che puoi essere sempre preciso, però questo, quello che conta è rendersi conto anche degli errori. E grandi uomini chiedono scusa, io lo faccio spesso quando sbaglio. E allora, vi lascio con un pezzo che è un brindisi alla salute e alla vita. È un brindisi alla salute e alla vita con Jovanotti, con una location calabrese che è Chianalea e che è diventato per noi alla scoperta del Paradiso Calabria. Regia, a domani alle 14.30, precisamente in diretta, replica questa sera a mezzanotte. Grazie.